Ti prego. No, non puoi sollevarmi da lì. Oh, mi fai male. Così, sì. Sì, così. Oh, è diverso, ma... Oh, fa male. Molto male, ma almeno... Oh, è anche piacevole, sì, sì. Sì, mi piace. Oh, sì, mi piace. Oh, ho la guancia contro il pavimento. Il pavimento è morbido. Oh, va bene, sì. Mi stai spingendo contro la parete. Bene, credo che possa bastare. Beh, per dare un'idea. Nel frattempo bisogna dire che il conta scatti, andava a una velocità astronomica. Allora, partiamo. Comunque si è soddisfatti. Forse si è soddisfatti, non lo so. Adesso cerchiamo di vedere i capi d'accusa. È presentato, mi pare, abbastanza esaurientemente il problema. Signora D'Abraccio, c'è chi dice che ascoltare certe porcherie al telefono dà idea di una visione maialesca della vita. Questo, come porcherie? Queste porcherie, quello che abbiamo appena ascoltato. Sono, cioè, risponda a questo tipo di accusa. Prima di tutto, che viene da Sondrio, dove c'è un comitato che è fortemente organizzato contro questo tipo di uso del telefono, soprattutto rispetto alla tutela dei minori. Ma le nascono dalle persone che sono sporche dentro, nella testa. Queste non sono porcherie o sporcherie, come le chiamate. Io faccio dell'amore, del sesso, un'arte. Io l'ho definita l'art hard, cioè... Come esiste l'arte moderna, contemporanea, antica? La mia è l'art hard, cioè una rivalutazione del sesso, della sessualità, perché poi sesso non si può chiamare, perché il sesso bisogna essere attivi a farlo. Invece la mia è una rappresentazione, una costruzione. Io metto in atto tutte le fantasie erotiche, quindi attraverso il telefono, negli spettacoli io... Mimo l'amore, il sesso. Rimaniamo quindi, ai telefoni, poi arriviamo agli spettacoli. Sì, ecco, appunto, problema. Quindi io per esempio quando registro queste telefonate, anzi in questi giorni devo fare anche altre di messaggi, io mi prendo eccito terribilmente, perché mi rendo conto che quello che dico forse può essere, viene comunque dall'anima. Qualcuno dice che l'unico peccato in realtà di questo tipo di manifestazioni, di sensualità o di erotismo, no, riguarda la bolletta, perché si sa benissimo che queste telefonate costano tantissimo e noi non abbiamo avuto cuore, sì, da arrivare in fondo. Ma l'amore non si guarda in alla bolletta, tasche, lei dice? Insomma. Voglio dire, ci deve essere un momento in cui uno si abbandona, dice vabbè, spendo anche, però voglio, non so, viaggiare, voglio pensare a storie di amore, di sesso, telefoniamo a Mille, telefoniamo a Moana, è un modo di evadere dalla quotidianità. Ma chi ha più successo, Moana, Cicciolina, La Paradiso o lei? Questo non lo so. Perché lei è cattivissima con le sue colleghe, questo bisogna dire. Sì, sono perché cattiva? È così cattiva? Ho letto delle cose molto dure. No, io non sono cattiva, cioè, sono aspetta, crudele, aspetta, no, è proprio necessario ricorrere alle nottate.